Bene, sono le ore 22, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ma in questo caso è anche il caso di dire buonasera a tutti i nostri anche telespettatori, perché ci stanno vedendo grazie alla parte televisiva di Sites Web Network. Dunque, questa è una trasmissione speciale di Ecomondo 2000, Pianeta Oggi Report. Abbiamo due importanti ospiti in studio che vi vado subito a presentare. Parleremo, dico subito, di tutela ambientale. Dunque, alla mia destra, che lo sto indicando in questo momento, ho Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto, Venezia. Siamo nell'interveneziano, più precisamente nella parte nord-est della provincia di Venezia. Poi, subito dopo, l'ingegner Adriano Alessandro Pattaro, e che mi sbaglio sempre tra Adriano e Alessandro, non so perché, comunque lui è l'ingegner Alessandro Pattaro, che ringrazio per essere venuto qui nei nostri studi, che ci parlerà del processo del contratto di fiume. Io direi di iniziare subito con Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto, per raccontare, e tra parentesi saluto anche Rosario Moreno, la regia centrale di Treviso, a Sites Web Network, che grazie a lui si è potuto realizzare questa trasmissione speciale. Dicevo, inizio con Fabrizio Zabeo per capire, da dopo la grande alluvione, o meglio il grande allagamento del 2007, dal settembre 2007, sul giorno mi sfugge, poi tu ce lo ricorderai, il 26 settembre, ecco, cosa è stato fatto fino ad ora? Sì, allora meglio che ai telespettatori diamo un attimo una situazione di gravità che c'era nel 2007, certo. Perché già l'anno prima eravamo stati colpiti abbastanza pesantemente, ecco. Ed era un anno prima giusto, perché era il 17 settembre 2006. Avevamo praticamente, già da anni subivamo gli allagamenti, ma un anno dopo, il 26 settembre 2007, è arrivato un allagamento, diciamo, massimo storico. Praticamente se l'anno prima l'avevamo alla sedia, l'anno dopo l'avevamo avuta al tavolo. Sì, voglio far capire il problema idraulico, il rischio idraulico del nostro territorio qui nel comune di Venezia, ricordando che con quell'evento lì praticamente siamo stati 6.500 famiglie ad essere allagate in tutti, diciamo, le municipalità della terraferma, praticamente Favaro, Marghera, Catene, in ogni caso, va bene, i danni riscontrati subito sono stati 40 milioni di danni, ecco. E tant'è che da quel momento il comune ha chiesto l'intervento del commissario, in pratica. Sì, ecco, è importante. Poi il commissario straordinario. Sì. Dopo, un altro dato che voglio dare significativo per capire in quale degrado, io direi, parzialmente ci troviamo anche adesso, perché la stima per mettere a posto il territorio, in quel caso, perché sono 30 anni che in pratica io le chiamo le mille competenze, cioè sembra che tutti siano i competenti dell'idraulica, e poi quando succedono questi casi non si trova di chi è la responsabilità e come mai 6.500 famiglie sono trovate allagate e il territorio sommerso per 24 ore d'acqua. Ecco. Allora, la stima fatta dal commissario Mariano Carraro, quando è subentrato subito per questa emergenza, è stata di 365 milioni di euro per risistemare, va bene, e per portare il rischio praticamente abbastanza verso una certa sicurezza. Una certa sicurezza, perché ricordiamoci che il rischio zero non c'è, lo diciamo noi per dire, ma ecco. A questo punto bisogna specificare che di questi 365 milioni stimati per recuperare il degrado, che poi sentiremo dall'ingegnere cosa vuol dire questo degrado, va bene, ne sono stati spesi ad oggi
100 milioni, 100 milioni di euro sono 200 miliardi, meglio che lo dica perché così si può dire, di vecchie lire. Praticamente una devastazione enorme dovuta alla sedimentificazione, alla perdita di fossati, a fognature inadeguate, perché qui stiamo parlando bene di urbanizzazioni selvagge. Allora, tanto per dare un altro accenno, bene, di quali zone sono state allagate, quelle storicamente le più vecchie, le più, diciamo, allora noi siamo, diciamo, in quartieri che hanno avuto il loro sviluppo nel 1950, dove il piano di campagna era a quel livello. Ma in realtà diciamo noi... le zone più basse dove è stato costruito, che avevo fatto anche uno studio, se ti ricordi Fabrizio, molto interessante, no? Che nella parte nord di Favorvento una volta era una palude, dove c'è anche poi tutta un'economia molto molto locale, localissima. Le Valeselle le chiamavano, tanto per dire, Valeselle. Esatto. Che da lì partiva un fossato storico che appunto serviva per regolare il territorio da, certo, appunto, per raccogliere le acque, eccetera, che poi era anche motivo di, anche lì, di economia, perché si andava a pescare in luce. Esattamente. Ecco. E pertanto arriviamo quasi a dire, allora, costruendo lì, dopo le persone sono trovate, esatto, in una situazione di basso territorio, quindi il rischio di... Poi è stato anche cementificato, è stato fatto un centro sportivo e quindi tutto è andato a scaricare nelle case. Ecco, esatto. Sto cercando di sintetizzare un po' questo. È questo il discorso, ma è questo qui è praticamente quello che possiamo dire è successo nel nostro quartiere. È successo in vari quartieri, ma se allarghiamo nelle varie città e se allarghiamo in tutta la regione e in tutta Italia, cioè le cementificazioni barbare dove i fossi sono stati praticamente tappati, ecco, o sostituiti con tubi di dimensioni ridottissime. Ecco, le abbiamo anche documentate lui, sì, in una serie di servizi. Esattamente, e pertanto... Quindi ti è toccato il degrado. Ecco, io vorrei, appunto, tu hai richiamato prima un attimino l'ingegnere Alessandro Pattaro, ecco, il degrado. Ecco, io chiedo all'ingegnere se ci può dare un accenno un po' a questo degrado. Cosa si intende per territorio in stato di degrado? Solo cementificazioni oppure anche altre situazioni? Buonasera ai nostri telespettatori, ringrazio Massimo Bonella, Rosario Moreno e Fabrizio D'Abbeo per questo collegamento. Come si può declinare il degrado a cui faceva riferimento prima Massimo e Fabrizio? Ma può declinarsi come consumo di suolo, come impermeabilizzazione del suolo, come perdita di biodiversità, come riduzione della rete ecologica per quanto riguarda i corsi d'acqua, potremmo dire anche, o in generale, anche inquinamento del corso d'acqua, quindi minor qualità delle acque. Sono tanti gli aspetti e i temi, ecco, con cui possiamo declinare questo degrado ambientale. Però il tema è importante, perché è importante dire questo, che noi pensiamo che un intervento di terapia urbanistica possa diventare efficace partendo proprio dai corsi d'acqua. Quindi il tema che noi proponiamo è questo: partire dal corso d'acqua per cominciare a realizzare una terapia urbanistica del territorio. Partiamo dai corsi d'acqua, dai fossi, dai canali, dai fiumi, partiamo da questo. E su questo tema abbiamo visto che abbiamo creato delle sinergie, siamo riusciti a mettere assieme le componenti, le comunità che ci sono nel territorio, la componente soprattutto non istituzionale, le associazioni, la comunità scientifica, le piccole e medie imprese. Abbiamo creato una sinergia molto forte, una comunità intelligente che sta dialogando con le amministrazioni, cioè con gli enti locali e con gli enti di governo del territorio, per cominciare questo intervento di terapia urbanistica. Quindi noi dobbiamo intervenire per la sicurezza idraulica, vogliamo intervenire per un maggiore, per una governance diversa, dove governance significa proprio questo modello qua in cui mettiamo assieme
tutti i soggetti che risiedono in un territorio. Non più governo, in cui c'è un ente, un'autorità che impone imperio i propri progetti, ma una condivisione della gestione del territorio. Ed ecco che arriviamo anche alla nostra proposta, che è quella di un contratto di fiume, quindi un patto che noi facciamo, cittadini, associazioni, comunità scientifica, piccole e medie imprese, un patto tra questi soggetti e gli enti di governo del territorio, coloro che fino ad oggi hanno esercitato un potere, no, imperante, autoritario, e gli enti locali. Tutti insieme vogliamo proporre degli interventi per rigenerare il territorio, partendo dai corsi d'acqua. Il contratto di fiume, questo è un patto, il contratto di fiume, è un processo, no? Quindi volontario di governance del territorio, che ha come finalità quella di riqualificare, portare ad un miglioramento delle componenti ambientali del territorio e socio-economiche, ed è un processo di democrazia diretta che si chiude con una deliberazione. Cioè, alla fine bisogna decidere. Noi dobbiamo rendere questo strumento molto efficace, molto efficiente. Bisogna che arriviamo ad una decisione finale, ad un piano di azioni che tenti di migliorare il modello di governance, il modello di governance del territorio che si è finora perpetuato. Ecco, quindi un dialogo con le istituzioni. È un patto, è proprio un patto tra tutti i soggetti, io li chiamo soggetti senzienti, i soggetti forse che più sono in grado di percepire le criticità, ecco, che le avvertono per prime, hanno le antenne, sono gli occhi, il naso, la bocca della nostra comunità. Certo. Quindi, e hanno questa sensibilità, e forse anche hanno esperienze, capacità, conoscenze più avanzate di quelle che scorrono, potremmo dire, negli alvei istituzionali. Quindi faccio un esempio concreto per dare l'idea subito al telespettatore e anche a chi ci sta ascoltando alla radio Science Web Network. Cioè, ci deve essere dunque un, per forza, diciamo, un dialogo con le istituzioni. Ad esempio, voi constatato un problema su quel X fossato o fiume o canale e magari, ecco, lo segnalate al consorzio di bonifica. Sono nella strada giusta oppure... No, non solo se segnaliamo, ma cerchiamo di condividere le conoscenze, sì, prima, perché ognuno è portatore di una conoscenza e di un interesse. Ed è importante che questi interessi emergano, e anche le conoscenze, vengano messi a sistema, vengano condivisi. Quando c'è una condivisione della conoscenza, allora possiamo anche pensare alla proposta, quindi individuare anche delle soluzioni. E questo poi deve arrivare a definire un piano, come dire, un'agenda delle azioni da realizzare, che possono essere azioni strategiche, nel senso che devono essere di lungo, di medio e lungo termine, e strategiche perché devono anche avere, come dire, essere una manifestazione di intenti, ecco, ma poi devono diventare anche delle azioni operative molto concrete che poi devono essere finanziate. Sì, e quindi qui entra anche in gioco la politica locale, per poi dare, come dire, via libera a dei lavori, magari in sicurezza, ad esempio. Ognuno si assume poi delle responsabilità, quindi i soggetti che naturalmente hanno capacità economica, ecco, quindi chi ha esercitato, chi esercita, chi ha la responsabilità, ecco, il consorzio di bonifica, gli enti locali, ecco, sì, loro finanzieranno l'intervento, però anche le associazioni, i cittadini assumeranno delle proprie responsabilità, quindi avranno un ruolo, per capirci, gli allagati, sì, sì, potremmo diventare, diciamo così, dei con i corridori, penso io, ecco, i pescatori, tutti quanti diventano delle sentinelle del territorio, quindi diventano, possono diventare, esercitare un ruolo anche di presidio, di controllo del territorio. Quindi ognuno si assume, per quanto possibile, le proprie responsabilità. Ecco, al giorno d'oggi, che rapporti avete con gli enti locali, col consorzio? C'è una certa... Come vedono loro questa vostra iniziativa? C'è molta curiosità,
e anche qualche diffidenza. Abbiamo avuto in questo processo che è iniziato qui, in questo territorio qui, il veneziano, l'abbiamo proposto noi come associazioni, grazie, io vorrei citare anche qualche associazione, certo, anche, certo. Ecco, quindi in particolare Storia Mestre, l'associazione Storia Mestre. Che noi abbiamo anche intervistato in più occasioni, sì. Benissimo. Ecco, fin dal 2007 Storia Mestre ha cominciato a realizzare una serie di convegni, incontri, ed è proprio all'interno di un loro seminario che si è formata l'idea di proporre, quindi di avanzare la proposta di un contratto di fiume per questo fiume qui, che è il Marzeneo, che attraversa gran parte del bacino scolante della Laguna di Venezia, e quindi da lì nato. C'è stata una manifestazione, diciamo così, abbiamo cercato una manifestazione di interesse, ecco, e alla quale hanno aderito non solo le associazioni, ma anche qualche ente, il Comune di Venezia, la provincia di Venezia, ecco, Veritas, eccetera. E però qui è stato un po' di conflitto, ecco, perché poi, ad esempio, il consorzio di Bonica si è sentito un po' sottratto, diciamo così, ecco, no? Come di esautorato delle proprie competenze, allora ha cominciato classicamente ad avanzare una proposta di contratto di fiume. Adesso siamo riusciti ad unificarle, diciamo, questo processo, però insomma, qualche volta, ecco, forse non si comprende la natura propria di questo processo, che è un processo di condivisione e non è solo concertazione, è un processo partecipativo questo, quindi non si tratta solo di concertare fra gli enti delle soluzioni, ma proprio di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale. Ecco, questo è molto importante, ecco, motivo poi anche in futuro di approfondimenti, ma mi fa venire in mente un po' la stessa tecnica che ha usato qui Fabrizio Zabeo con il comitato degli allagati di Fabbro Veneto subito dopo l'alluvione del 2007, perché lui ha subito cercato una collaborazione, no? un dialogo, un'apertura, no? Sì. Un'apertura, bravo, un'apertura. E l'abbiamo avuta giusto, con le istituzioni. Certo. E vedo che qualcosa è stato fatto, perché possiamo dire che il territorio è stato messo in sicurezza per almeno un 30%, insomma. Ecco, ricordo una delle zone più critiche, a parte la tua, nella parte, diciamo, più vecchia di Faro, sì, verso Via Altina, ma anche la zona sud, no? Dove abbiamo Via Gobbi, la strada che va a Campatrio verso la laguna, praticamente lì, sì, c'è una importante storica fossa, la Pagana, che lì la gente si allagava praticamente. Lì, sì, è stato fatto un qualche cosa, poi magari tu ce lo spiegherai meglio, e poi sentiremo, sì, l'opinione dell'ingegnere, per mettere in sicurezza, per far sì che poi a valle, no, di quel territorio, cioè verso Campato, la gente non andasse più sott'acqua. Esatto. In effetti noi dall'inizio abbiamo voluto porci in un altro modo. Tu sai che i comitati iniziano con grandi esplosioni, nel senso che allagati da 30 anni e dai 5 centimetri, dai 10 e dai 2 volte all'anno, 3, 5 volte all'anno, a un certo punto nasce il comitato e via. E di solito la politica quasi quasi preferisce il comitato, quello che dice, quello che fa il caos subito e poi si spegne dopo 15 giorni, promesse e via. Mi sembra. E questo si può applicare non solo agli allagati, agli alluvionati, ma in realtà in 30 anni di questa Italia. Sì. Mettete quello che volete, ecco, scuola, ospedali, possiamo allagati. Possiamo generalizzarlo. Sì, non voglio. Noi invece abbiamo iniziato a dire sì, sì, benissimo, certamente, subito tutto e bene, non potremo, visto che in 30 anni abbiamo visto cosa abbiamo subito. Però abbiamo iniziato subito con le istituzioni dicendo: ma almeno uno volete farlo, almeno parlarne. Ed è questo un po', io vedo 6 anni fa che andavo in cerca proprio di questo contratto di fiume, che l'Europa ce l'ho, l'Europa lo applica già da 25 anni. E infatti poi era oggetto di domanda all'ingegnere, per quello che io voglio arrivare, sì, a, sì, spiegare che, sì, avevo bisogno di trovare una questione che coinvolgesse non solo noi allagati, sistemata, ma un qualcosa, va bene, che coinvolga veramente tanto. Perché spieghiamo anche
che noi non siamo così, facciamo anche un po' alluvionati, noi non siamo allagati per causa di un fiume che è straripato, noi siamo allagati, va bene, da praticamente tutto un sistema idraulico che oramai non c'è più, è sparito, è stato tombato. Cioè, e qui allora mi allaccio ai fossi e parlo dei fossi, perché il contratto di fiume è anche comunque un contratto di fosso, un contratto di... ha tante valenze per quello, e noi vediamo un'importanza enorme su questo nuovo, io non chiamerei neanche strumento, ma veramente è una coalizzazione di tante esigenze, di tanti portatori di qualcosa, i pescatori, e chi vuol passeggiare per gli argini, perché in realtà in tutti questi anni noi abbiamo voltato le spalle ai fiumi. I fiumi ne abbiamo solo parlato quando il fiume causava danno. Ecco, per il resto non abbiamo più... usufruito di questa grande opportunità che è il fiume, per questo, e che poi dietro il fiume c'è il fosso, dietro il fosso c'è la biodiversità, niente, abbiamo devastato tutto, ed è questo che noi allagati di Favaro vogliamo continuare, perché vediamo che questo dialogo con le associazioni, con gli enti, con i consorzi, con i comuni è anche perché le istituzioni siamo noi. Non è che non possiamo parlare con noi stessi, le istituzioni siamo noi. Pertanto, questo bisogna esercitarlo, questa funzione di parlare, di mediare, e questo contratto di fiume, che adesso passa la parola a Patra, nel senso di dire, per noi associazioni, ma di qualsiasi tipo, è una grande opportunità. Anche una nuova opportunità di vedere l'amministrazione, di vedere, va bene, gli enti messi in discussione dai stessi politici comunque, e di vederli in un'altra ottica. Questo... Ecco, io qui vorrei collegarmi con l'ingegnere Alessandro Pattolo, perché vedo qui fiumi in festa. Ecco, la festa, come dire, del fiume. Cioè, adesso la gente è più sensibile, quindi anche al singolo corso d'acqua, il corso d'acqua che passa vicino a casa sua, lo sente proprio, lo sente. Magari invece qualche tempo fa lo vedeva come una cosa esterna della propria abitazione, come dire, ma non è di nessuno, va bene. Invece adesso forse è maturata questa consapevolezza. Non ancora, infatti io sono convinto, come ha detto prima Fabrizio, che ancora la nostra comunità rivolga le spalle al fiume, ma noi vogliamo dare dignità, tornare a dare dignità a questo, al corso d'acqua, che è un organismo vivente e che rigenera, dà vita al nostro territorio. Ed è per questo che noi domani, in occasione della festa della liberazione del nazifascismo, vorremmo anche dare questa valenza alla festa di domani, anche come festa di liberazione dei corsi d'acqua, come festa dei fiumi. Quindi domani in Veneto ci sarà un fiume di iniziative, dedicate proprio al tema della dell'acqua e alla disseminazione culturale sul processo, diciamo, per far conoscere il processo del contratto di fiume. E quindi vorrei segnalare anche un po' di iniziative che ci, sarà, sì, che ci sono, sì, nel Veneto. Infatti, questo è di carta bianca, guarda. Allora, comincio le prime. A Ceggia, ad esempio, Lega Ambiente e Ampi organizzano... Ecco, qui giusto per i telespettatori, sì, per fare un attimo di chiarezza, e anche i nostri ascoltatori, lui ha nominato Ceggia, siamo in Veneto orientale, praticamente lungo la Triestina dopo San Donato di Piave, e qui c'è già una prima iniziativa. C'è una prima iniziativa fatta da l'Ampi, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, e Lega Ambiente. Poi ce n'è sempre, naturalmente, diciamo così, per far conoscere il contratto di fiume Piavon-Brian. Poi c'è un'altra iniziativa... Ti conosco molto bene Piavon, ecco, per altre cose. Vai, poi vai. Un'altra iniziativa, sempre realizzata, proposta da Ampi e Lega Ambiente, all'Ovadia di Spresiano. Trovate tutte queste iniziative qua sul o in Facebook, oppure sul sito ideasostenibile.com/news.php. Poi c'è Fiumi Liberi 2014, sono 3 giorni di discesa lungo la Piave,
organizzata dall'associazione Open Canoe Open Mind. Poi a Resana, no scusi, passiamo a Padova, dove diverse associazioni, ma in particolare l'associazione Amici del Piovego, organizza una vogata sul fiume Piovego, e poi a Cazzago di Pianiga, a Pianiga, gli amici del Pionca Day. E poi ci sono una serie di iniziative lungo il Varzenego, noi parteciperemo a questa, che è un fiume cittadino, siamo qua di Mestre, e quindi c'è l'associazione Il Ciclone, che organizza una biciclettata, una corsa che parte da Resana e va fino all'Osi Licaena di Salzano, che viene gestita dall'associazione Terra Viva. Poi ecco, ricordiamo questa associazione, che è la prima volta che la sento, quindi la vogliamo anche presentare ai nostri ascoltatori. Ecco, Terra Viva. Terra Viva, sono tantissime associazioni. Quindi uno su Google può scrivere Terra Viva Salzano e viene fuori il sito. Sì, sì, certo. Poi ad esempio c'è Amico Giardiniere, un'altra associazione che fa parte del forum per il contatto di fiume Marzenego, c'è Francisco Panteghini, che tiene all'interno di una manifestazione che si chiama Open Air Expo una conferenza sul giardinaggio olistico, e parlerà anche del contatto di fiume. A San Giuliano. Sì, al Parco San Giuliano. San Giuliano di Mestre. Di Mestre. Poi invece l'associazione Il Caicio organizza una serie di diciamo così, per crociere con lungo il Marzenego, da Piazza Ferretto dalle 10 della mattina, e poi scende fino a San Giuliano, e poi ci ritroviamo tutti quanti diciamo così, verso l'ora di pranzo in via del Ghebo a Campalto, dove l'associazione Vive la Laguna, la Salsola, Lega Ambiente e tante altre, Storia Mestre, che abbiamo avuto anche ospite la Salsola, sì, ecco. Pino Sartori, ecco lì ci troviamo tutti assieme. Il biologo Pino Sartori, ecco, sì, che lo salutiamo, che appunto ci ha dato delle spiegazioni molto interessanti, ecco. E mi soffermo ogni tanto giù per far memorizzare ai nostri ascoltatori e telespettatori questi nomi, perché veramente c'è tanta informazione, anche cultura proprio del territorio, andando a vedere quei siti delle associazioni. Quindi, anche il gruppo in bicicletta che sì, l'ho detto per prima. Esattamente. Ecco, detto per prima. Dire. Ecco, quindi io vi invito tutti quanti ad andare a vedere il sito ideasostenibile.com/news.php e il sito www.marzenego.it per trovare il programma delle varie iniziative, gli orari, i punti di ritrovo. Certo, quindi marzenego.it, e l'altro invece è ideasostenibile.com/news.php. Comunque quando uno fa già intanto .com già entra, diciamo, nel sì, sito, poi dopo trova, insomma. Comunque anche in Google contratto di fiume, va bene, già gli si offrirà una serie di una panoramica, contratto di fiume, metta il fiume Veneto che gli interessa, o qualcosa di via fuori. Sì, ecco. In particolare noi abbiamo seguito il Meolo Vallio Musestre, il Melman Erbon, il Marzenego, Osellino, il Piavon Brian, ecco, ce ne sono. Ecco, facciamo un attimo di chiarezza, no? Su questi corsi d'acqua, su questi fiumi. Il Piavon praticamente parte dall'Ivenza, se non vado errato, che passa per Ceggia. No, non dovrebbe essere una derivazione. Non è una derivazione del Piavon. No. Cioè, nasce proprio da sorgente. Non lo so, io penso anche che sia una derivazione. Adesso qui ce l'ho anche sott'occhio, però penso che sia partiamo dal vento orientale, poi lì ci aggiorneremo un attimo. Veniamo a Mestre. Sì. Abbiamo a Mestre praticamente quanti corsi d'acqua entrano? Questo per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Perché sente parlare di Marzenego, Osellino, poi c'è il Canal Salso. Cioè, uno a volte fa un po', come dire, di confusione, non capisce bene. Cioè, da Piazza Barche, piazza 27 ottobre, c'è questo canale che ad un tratto
appare alla fine, diciamo, del piazzale della piazza, cioè diciamo meglio a sud di piazza 27 ottobre, che una volta però mi risulta che arrivava parecchio, arrivava fino dentro la piazza. Allora, quando si parla in realtà del contratto di Fiume, ecco, parliamo di tutto il territorio. Ecco, una panoramica sui corsi d'acqua di Mestre, questa è la domanda, quella sui fine. Io cercavo un po' di renderla più chiara possibile anche per i nostri ascoltatori, ma mi sa che dopo si rischia di fare un po' di confusione. Ecco. Sì, sono numerosi, ecco, in realtà quando parliamo di Marzio sono numerosi gli affluenti, e noi siamo come forum delle associazioni e della comunità scientifica, abbiamo deciso di chiamarsi Forum per il contratto di Fiume Marzenego-Osellino. Però il Marzenego, l'Osellino, potremmo dire, è la parte terminale del Marzenego. A monte ci sono il Rio Cimetto, ce ne sono tanti altri. In realtà, appunto, affluenti, sì. In realtà, quindi ecco, la parte che hanno scoperto adesso, vicino a Piazza Ferretto, no? Ecco lì che nome prende quel canale. Quello dovrebbe essere ancora Marzenego. Dovrebbe essere ancora Marzenego. Sì, penso sia anche quello. Poi dietro la piazza, diciamo andando verso dove c'è Piazzale Cialdrini, ecco lì diventa Osellino. Sì, sì, probabilmente lì, adesso non so esattamente qual sia il discrimine, però sì, lì dovrebbe cominciare a chiamarsi Osellino. Ecco, ecco. La parte cittadina, il fiume Marzenego, ecco, diventa Osellino. Non siamo ostinati a volerlo a chiamare questo processo contatto di fiume Marzenego Osellino, però in realtà, ad esempio, il consorzio di bonifica ha imposto di chiamarlo per unificare, ecco, tutti quanti questi aspetti qui, contatto di fiume Marzenego. Ecco, ah, ecco, l'unico nome sì, per tutto il territorio. Realtà... Comunque, è quello è il corso d'acqua. Sì, non sì, è che ci sono due fiumi separati. Non sono due fiumi. No, perché c'è stato qualcuno che a volte mi chiede, ma com'è il discorso? Qual è l'Osellino? Allora, no, ecco, giusto per far chiarezza. Sì, mentre, la parte finale. La parte finale, diciamo, sarebbe l'Osellino, ecco, che poi arriva a Campalto e poi il giro. Esattamente. Perfetto. Ma allora, il Canal Salso, che parte da Piazza 27 Ottobre, quello era, cos'era quello lì praticamente? Era un rientro dalla laguna, perché poi è stato bonificato nel tempo. Sì, perché non è che nasce là. Il Canal Salso già il nome lo dice, esatto, perché che praticamente una rientranza. È un canale, va bene, che poi tra l'altro è una rientranza, va bene, della laguna, e giustamente perché serviva comunque per un aspetto economico, sociale. Sì, sì, infatti ecco, c'è un piccolo porto di esatto, Piazza, ecco perché il nome sì, Piazza Bacche. Sì. Ma in realtà non viene toccato da... dall'Osellino, sì, passa a 100 metri, però non è mai stato unificato, cosa del genere. Infatti da via Forte Marghera a due passi appunto del Marzenego siamo circa, Nina Dares, a circa 200 metri, sì, ecco, sì, ma non più di tanto, insomma. Però, ingegnere, con questi due diciamo corsi d'acqua all'interno della città, si può trovare magari un sistema, usandoli in qualche maniera, se ho avuto lì la domanda perché non sono un tecnico, per poter, diciamo, evitare degli allagamenti che servono per portare via le acque, diciamo, delle strade, di superficie, piuttosto che rischiare di straripare e allagare. Allora, qui penso sono che due filosofie diverse. Si può giocare qualcosa, no? Su questi... Qualcosa l'ho sentito a suo tempo, ecco, non a caso questa domanda. Sì, queste sono due filosofie diverse, cioè quella di concepire il corso d'acqua semplicemente come, come dire, il contenitore al quale per capitare tutti i deflussi in modo che rapidamente, un'autostrada che rapidamente scarichi i deflussi verso valle. Ecco, ma non è così. Diciamo che io sono interprete, ecco, di una filosofia diversa, cioè quella di concepire il corso d'acqua come un organismo. Sì, ecco, così interessante. Ecco. E in cui... dovremmo lasciare più spazio al corso d'acqua. Questo è anche il senso anche di tutte le esperienze europee e di tutte le proposte che vengono proprio dai cittadini. Io vorrei proprio citare anche proprio uno dei grandi progetti che hanno interessato l'Olanda, che è molto simile come conformazione al nostro territorio, qui del Veneto, quindi un territorio di bonifiche, ecco, di grandi bonifiche. Ecco, lì la comunità olandese ha speso una cifra, ecco, per noi enorme, che di 2 miliardi e passa di euro, 2 miliardi e mezzo,
per un progetto che si chiama Room for the River, spazio ai corsi d'acqua, spazio al fiume. Hanno speso parecchi soldi. Sì. Ci tengono quindi al territorio. Sì, proprio per lasciare più spazio al corso d'acqua, spostando gli argini, aumentando la golena, lasciando più spazio, più vita, più respiro al corso d'acqua. In modo tale che durante le piene, in caso di esondazione, possa trovare, diciamo, un maggiore scarico, no? Sì, sì. Posso intervenire senza creare danni? Prego, Fabrizio. No, quando dico quando sento dire hanno speso 2,5 miliardi, ma loro li hanno spesi per lavori, noi ne abbiamo spesi molto di più per danni e prossimamente non avremo tutto quello che ci serve per recuperare. Ecco uno strumento buono per iniziare almeno a fare tromarsa, nel senso che a stoppare il degrado, sì. E effettivamente a iniziare a fare quello che gli olandesi hanno già iniziato da molto molto tempo prima. Qui mi arriva la palla al balzo, chiedo subito all'ingegnere, questo degrado si potrà, cioè da questo degrado, postiamo la domanda qui, da questo degrado si potrà fare retromarcia oppure siamo di fronte ad una situazione irreversibile? Allora, dopo ti dico perché. Noi dobbiamo assolutamente, l'Europa, ecco, l'Europa è un caso, forse è un caso singolare. Ah, c'è in Italia, ad esempio, l'Europa ce lo impone anche questo. Sì, è un caso singolare, diciamo, di un'istituzione che ha ben chiaro quali sono gli obiettivi di sostenibilità e che si pone degli obiettivi quantitativi molto chiari per il 2020, per il 2030, per il 2050. Ad esempio l'Europa dice 2050 consumo di suolo zero. Basta, non si costruisce più e dobbiamo raggiungerci per stadi progressivi. L'Europa è molto chiara queste cose qui. L'Europa ha un piano, no? Europa 2020, in cui deve perseguire gli obiettivi 5 quantitativi che sono istruzione, inclusione, innovazione, occupazione, clima e energia. Quantitativi per ognuno di questi. E sulla base di questi obiettivi sono finanziati con 80 miliardi di euro da qui dal 2014 al 2020. L'Europa è chiarissima, l'Europa è un faro di civiltà su questa cosa qua e ci dice anche, cioè anche il contratto di fiume, sì, è figlio di una politica che è inaugurata dall'Europa nel 2000 con le direttive quadro sull'acqua, la 2065, e la direttiva quadro sul rischio alluvione, la 2007-65. Dove proprio all'interno dei preamboli e di alcuni articoli si prevedono strumenti e processi partecipativi come quelli di contratto di fiume. Cioè dice, quando si progetta, quando si programma, quando si pianifica, è obbligatorio informare, è obbligatorio consultare, ma si devono incoraggiare processi partecipativi, quindi devono nascere dal basso processi come questi per garantire la sostenibilità sociale, economica, ambientale del processo decisionale. L'Europa ha molto chiaro e quindi e sa che noi dobbiamo raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità, perché tutto ci dice che se non siamo efficienti nel raggiungere, non sappiamo cosa ci attende dopo 2030. Certo. Non sappiamo cosa ci attende. Ecco, delle belle parole queste qui, e per fortuna che ci sono queste direttive, diciamo, ecco, per fortuna, anche se poi io sento parlare che, lo dico per chi ci segue da fuori ambito regionale, perché ci segue dalla Toscana o dalla Sicilia, cioè qui in provincia di Venezia si parla di mega cementificazione che sono programmate, tanto per non far nomi, che poi li faccio i nomi di sottolineo, allora si parla di un Veneto City, o si parla di un Tessera City. Ora, andare a potenziare l'aeroporto, tanto per capirci, quando dico Tessera City, e per chi ci vede o ci sente da fuori regione, intendo la zona dell'aeroporto di Venezia, il Marco Polo, di non so quanti chilometri quadrati andrebbero cementificati. Attenzione, perché i tecnici mi hanno detto che siamo sotto addirittura il livello del mare, sotto il livello della laguna. Quindi penso che sia, ingegnere, un danno, io provo a definirlo incommensurabile, c'è un danno, voglio dire, che non ha prezzo, che non ha, cioè, enorme. È una zona ancora rimasta verde, dove la gente va anche fuori con le biciclette, no? A respirare un po' di aria più sana, eccetera.
a fare delle passeggiate, delle camminate, no, anche lì, cioè praticamente sembra che ci sia messi d'accordo di andare a sfruttare ogni punto verde del Veneto. Praticamente basti pensare che dalle Alpi, dalle prealpi venete o friulane, fino soprattutto venete, fino all'Alto Adriatico, è tutta una cimitificazione, cosa che invece non è dalle Alpi, dalla parte andando verso nord, cioè verso la Svizzera. Ecco, ricordo una sera che parlavo con Andrea Zanoni, con noto ambientalista, nonché eurodeputato, che sta facendo un grande lavoro per la tutela del territorio, sì, che è da cioè, veramente da togliersi tanto di cappello, una stima grandissima da parte di tutti. Ecco, poi si sente parlare di questo, di cimitificazioni programmate, poi per un periodo non se ne sente più parlare, poi ritornano di nuovo, però intanto mi sembra a me che quando vogliono fare qualcosa, Europa in Europa, qua si va avanti sempre, insomma. Sì, c'è questa schizofrenia qui, cioè, c'è l'Europa che ha rappresenta appunto un da questa... illuminazione a questa visione d'Europa. Sì. E hai fatto bene a citare Andrea Zanoni, che è stato anche relatore della nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. La valutazione di impatto ambientale. Sì, è vero. Quindi, mentre l'Europa, ecco, dà queste direttive, da questi orientamenti, in Europa, in Italia invece vediamo sì queste proposte, di progetti che sono assurdi, Tessera City ad esempio. Sono pericolosi anche, perché a me mi fa paura una cosa del genere. Lo dico, non devono essere impossibili, perché come hai detto tu, è una delle poche zone dichiarata praticamente che non si potrebbe costruire, perché è a 1,70 m sotto il livello del mare. Era un litto marino, era una barena, una la famosa laguna, strada qui dietro. Esatto, tant'è che 100 anni fa era anche una risaia. Ecco. Tanto per dire che anche qui in loco c'erano le risaie, perché vicino si passa il Dese, che è il fiume Dese, va bene, e che se fanno quel che dicono, ecco là la schizofrenia, dovrebbero spostare il Dese, un fiume, spostare un fiume per ingrandire un aeroporto, per fare centri commerciali ancora, pensa a te. Dopodiché c'è Altino, e dovrebbero arrivare fino ad Altino, va bene, e non più tener conto che sotto c'è tutto da scoprire, sì, e meglio lasciarlo là intanto, sotto ma suolo, non con un aeroporto storico. Sopra. Esatto. È totalmente assurdo. Deve rivalutarlo anche per il turismo, magari potrebbe essere meta poi per il turismo, quindi ecco, potenziare il territorio in questo senso, diciamo, quindi se indolore in questo modo qui non ci sarebbero danni. È giusto dire, visto che parliamo di contratto di fiume, che già l'aeroporto di Tessera, va bene, negli anni 60, va bene, deviò l'Oselino, che non è altro che il Mar Venego. E praticamente l'aeroporto è sopra già un fiume, sì, che l'ha troncato, va bene, perché il fiume andava, va bene, praticamente la foce del fiume era 4 km più a valle, e in pratica la pista, le due piste sono già su un fiume tombato. L'ha tombato poi anche con sostanze allora, tossiche. Se vogliamo raccontare... è che per tombare, purtroppo si allarga il discorso, facciamo, non è finita. No, facciamo il discorso così lo finiamo, tanto per far capire come in 50 anni si sono, per costruire un aeroporto, va bene, che probabilmente un po' più in là c'era già lo spazio per farlo, un po' più in là, voleva dire 7 km più avanti c'erano già tutte le predisposizioni per farlo, ma era chissà. È stato tombato un fiume, l'Oselino, in pratica il Mar Venego Oselino, e deviata la foce prima dell'aeroporto. Perché l'aeroporto poi era sotto il livello del mare, si sono create varie cave di ghiaia, va bene, a Paese, a Quinto, e si sono costruite infinite cave che poi sono state riempite da spazzatura.
Eccola, sì, il business. La chiamiamo la spazzatura persa più buona. Che, sì, ecco, esatto. Michele Noardi residui, potrebbe spiegare bene, esatto, cosa che c'è stato buttato. Non vogliamo fare... E questo è un altro problema enorme. E allora, vediamo come in poco spazio abbiamo raccontato 50 anni d'Italia, non di Europa. E allora è per quello che, secondo me, dobbiamo continuare a dire che qualcuno ci sta insegnando qualcosa, perché mi sembra che siamo agli ultimi posti con tutto. Non è che possiamo insegnare all'Europa qualcosa. Ecco, io volevo solo dire una cosa. Le cose di cui parlare sono tantissime. Hai citato prima abbiamo Zanoni. Abbiamo tempo, comunque abbiamo tempo. Volevo tranquillizzarvi. Ho visto adesso una nota dalla regia da Treviso che possiamo ancora andare avanti. Insomma, abbiamo citato un po' di associazioni, ecco, che fanno parte del forum, quindi abbiamo visto la SALSO, la Storia Mestre, il Comitato degli Allagati di Favaro, abbiamo citato Amico Giardiniere, abbiamo citato Terra Viva, Vivere la Laguna, insomma, il Ciclone, ecco, tutte queste, mi scuso se magari ne ho dimenticata qualcuna, volevo anche citare Amico Giardini, Amico Albero, che ci sarà anche lei, di Michele Novato, che domani anche loro parteciperanno, faranno un po' da ciceroni, ecco, per questi crociere lungo i corsi d'acqua, quindi ci saranno anche loro. Ecco, li prenderemo perché siamo anche con la televisione. Esatto, domani andiamo. Ci sarà anche l'intervento di Pianeta Oggi TV e Sesto Valbenetto, quindi Eden TV anche poi di conseguenza. Ecco, quindi ricordare queste associazioni che sono anche quelle che hanno il CAICIO, forse non ho citato prima, che poi sono anche quelle che hanno manifestato, hanno partecipato, hanno protestato contro tesserassiti, questi no, queste, come dire, mostri, potremmo già definirli, spero che non diventino tali in futuro. Ecco, però sì, diciamo che quindi è importante sottolineare il ruolo di tutte queste associazioni che riescono in qualche modo anche con le loro osservazioni, con le loro proposte, perché sì, questa è la cosa importante, dire che ormai le associazioni sono diventate, non sono più diventate solo uno strumento di protesta, ma sono diventate, come dire, anche attraverso processi come quello del Corretto Fiume, sono diventate fonti di proposte. Esatto, questo quindi bisogna sottolineare il ruolo propositivo che hanno queste associazioni. Ecco, questo è importante anche perché litigare non si va da nessuna parte. No, abbiamo colpito, no. È sempre bene trovare un dialogo, d'altronde la politica è al nostro servizio, noi cerchiamo quindi di andare incontro e poter portare a casa dei risultati positivi. Ecco. Ma una domanda ancora, Ingegner Patro, ma l'Europa non ha dei verificatori che vengono sul posto e vedono un po' quello che sta succedendo, come dire, oh, guardate che qua non va mica bene perché siete contro le direttive europee. Ecco, sì. Ispettori, verificatori, forse meglio ispettori. Ci sono, quando noi non rispettiamo le direttive europee, c'è il rischio, ecco, che di infrazione, quando si infrange per la seconda volta, poi arrivano le sanzioni. E sono sanzioni cospicue. Quindi noi dobbiamo, citavamo prima le direttive europee sull'acqua, la direttiva 2060, direttiva quadro 2060 EC, ci dice che noi dobbiamo raggiungere entro il 2015, giugno 2015, il buono stato ecologico dei corsi d'acqua. Cioè ci dice, dovete tornare a fare il bagno nei corsi d'acqua. Ecco, questo non ci dice. E se non raggiungiamo quegli obiettivi là, l'Europa ci sanziona. Quindi l'Europa ci impone degli obiettivi. Anche direttive serie, insomma, abbastanza. Sì. Sono tutte direttive serie quelle che abbiamo. È un passo che abbiamo fatto. Ma voglio dire, entrando in Europa. Direttive, cioè, come posso dire, molto determinate, cioè, non, come dire, non si scherza, insomma. Ecco, no. Mi sfugge il termine esatto. Non si scherza con l'Europa ed è bene così. Ecco, ed è bene che ci siano, che l'Europa continui a esercitare questo ruolo di faro di civiltà. E sono molto contento che dopo 30 anni ci sia una nuova direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. Applauso naturalmente al nostro relatore Andrea Zanoni, che era il fulcro relatore in Europa, relatore. E quindi io sono molto contento che ci sia più Europa in Italia, sì,
Ecco, quindi avremo bisogno di aprire più le porte all'Europa. Ecco, sono molto contento di questo lavoro. La gente come reagisce? I vostri vicini di casa, la cittadinanza. Massimo, posso intervenire dalla regia un attimo? Chiedo scusa. Volevo fare, no, perché si sta parlando molto di Europa, no? L'ingegner Pattaro sta parlando di Europa, insomma, di questa, diciamo, Europa che controlla, che fa anche, che emana delle leggi, insomma, dà delle indicazioni che sono molto giuste e corrette, eccetera, no? Come si scontra con la politica oggi in Italia e nel resto d'Europa dell'anti-europeismo? Cioè, nel senso che se da una parte sembra che faccia delle cose giuste l'Europa, è così, dall'altra parte invece i popoli sono contro questa Europa. Volevo sentire un attimo il parere, perché mi interessava, perché l'Europa è fondamentale per noi, anche se oggi si parla male dell'Europa, no? Perché l'Europa, sappiamo quello che è imposta, eccetera, però so benissimo che l'Europa è fondamentale per tutti i paesi. E a me interessava perché è legata a questo aspetto qui, no? Del contratto di Fiumi, eccetera, perché poi dopo queste esigenze, io credo che sia un'esigenza italiana e europea in generale, no? Perché sappiamo benissimo al sud come sono messi i corsi d'acqua, eccetera. Forse l'ingegner Pattaro saprà molto meglio di noi, insomma, di me, come la situazione. Non mi interessava sapere il parere sia dell'ingegner Pattaro che di Fabrizio Zabeo, diciamo, di questa Europa che ci impone e ci sanziona, cioè nel senso. In questo caso è giusto e corretto, non so se riesco a fare la domanda giusta, no? Perché mi sento un attimino. Ma io non vorrei sottolineare il ruolo di guardiano dell'Europa, ma invece mi piace molto di più, l'ho citato diverse volte, il ruolo di faro di civiltà che l'Europa esercita. E purtroppo in questo caso adesso non vorrei banalizzare, quando si banalizza poi la questione si toglie anche la dignità, però in questo caso qui direi che l'Europa è diventata una sorta di capro espiatorio. Nei libri di Daniel Pennac, Messie Malossin svolge proprio, è pagato per fare il ruolo di capro espiatorio, quindi si assume, no? Ecco, a me sembra che qualche volta l'Europa venga deliberatamente investita di questo ruolo di essere il capro espiatorio, quindi non è l'origine dei nostri mali. Anzi, l'Europa può essere proprio la soluzione dei nostri mali. Ecco, questo voglio dire. Questo bisogna far capire. Purtroppo invece c'è chi, no, molto spesso ha bisogno di, per questioni egoistiche, ha bisogno di trovare un nemico e lo fa in questo caso con un ente alieno, viene considerato alieno l'Europa, quando invece dobbiamo considerarlo forse proprio il nostro amico. Il nostro amico, diciamo così, ecco, che ci può essere più utile, che può rendere il perseguimento, ecco, degli obiettivi di sostenibilità più efficace. Ecco. Ma io posso dirti solo questo dell'Europa. Io sono italiano, ho fatto il militare, però in realtà l'Europa già nel 1953 in parte c'era, perché io sono nato in Lussemburgo e ho vissuto in Francia e sono italiano. A 8 anni sono arrivato in Italia. E lì c'era già l'Europa, vedi, perché miei padri, mio nonno lavoravano in Francia in miniera e il minerale veniva portato a 5 km 6 dall'altra parte, c'era il Lussemburgo, 1953. Io sono nato in un ospedale, va bene, lussemburghese, perché praticamente c'era una convenzione già a quel tempo e l'Europa era già in parte nata, va bene, col Benelux, dove si poteva usufruire già di questi servizi, tanto per dirti. E purtroppo siamo rimasti fermi. Da 30-40 anni probabilmente hanno giocato, qui non vorrei entrare, ma a 360 gradi, in maniera apolitica, colpendo un po' tutti, nel senso che quello che sta facendo adesso, sto disastro, beh, se diamo la colpa a qualcun altro, ma chi? Ma mettiamo l'Europa, diciamo Europa, quando diciamo così non colpiamo nessuno, ma non siamo noi. In realtà il male è tutto nostro e
mettiamoci dentro anche noi, tanto per dire, diamoci una mano e adesso guardiamo avanti e speriamo che questo appunto faro ci illumini e non che lo prendiamo come così il nostro male, o il male peggiore. Per questo che dico, bisogna crederci, perché se vai in Francia, se vai in Germania, ma se vai anche in altre parti d'Europa, vedi che in 30 anni loro hanno costruito qualcosa. Noi avevamo tanto che loro non avevano, ora siamo fanalini di coda e stranamente siamo più vicini a, diciamo, a quei paesi che in realtà non sono cresciuti, tipo Grecia, tipo Portogallo, stranamente. Ecco. E chi ci ha governati? Tutti. Purtroppo la colpa forse è meglio darla, perché sono là tutti quanti, è meglio darla a un qualcosa, a qualcuno che si chiama Europa. Anche se, se noi non rispettiamo le regole, insomma, non andiamo sul binario dritto, giusto, o mi sbaglio, insomma, a questo punto preferisco così. Ma diciamo, io preferisco sempre indicare che è bene che sia un'Europa che ci ispira, ecco, che crea l'integrazione, che ci ispira, ecco, più che ci sanzioni. Giusto, giusto. Grazie. Il contratto di Fiume comunque nasce in Europa e vediamo che lì c'è un rispetto maggiore e lì i fiumi li guardano. E noi adesso con questo contratto di Fiume ci stiamo coinvolgendo, perché vediamo che ci sono i ciclisti, vediamo che ci sono i canoisti, vediamo che ci sono anche i contadini che si rendono conto che bene o male bisognerà discutere su cosa scaricare, e insomma è una grande opportunità per migliorare. Dunque, sono le 22:57 circa. Ecco, Rosario, se hai altre domande, carta bianca. No, per me, io volevo focalizzare questo aspetto perché è molto importante, anche perché siamo, diciamo, ormai quasi alle soglie, mancherà un mese, no? Per le elezioni europee. Quindi io direi sempre, insomma, a questo punto le persone che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando, di ascoltare i politici non solo nelle loro chiacchiere così astratte, ma anche su dei programmi reali, insomma, che, come il contratto di Fiume, come la salvaguardia dell'ambiente, è una cosa reale, insomma. Per questo ci tenevo questo aspetto, ci tenevo, diciamo, a rimarcare questo aspetto che è fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, perché io ci credo moltissimo, diciamo, credo moltissimo nell'ambiente, e per me è fondamentale l'ambiente per l'essere umano. Senza l'ambiente, senza, diciamo, il verde, senza i fiumi, senza l'aria pulita, noi possiamo anche andarcene via, perché siamo i più grandi distruttori del mondo, siamo noi, insomma. È un po' come, Rosario, autodistruggersi, cioè distruggere la propria casa dove viviamo, perché insomma, il pianeta ci dà tutto, e poi se guardiamo bene, noi non ci pensiamo mai, però è così, cioè il pianeta, la Terra, ci dà tutto, quindi verdure, ortaggi, frutta, acqua, senza energia. Energia, bravo, senza chiederci nulla in cambio. Ecco un po' il concetto che si parlava durante il settimanale Spazio Aperto ieri sera, Rosario, con Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Ecco, questo discorso, cioè l'uomo non si rende conto che si sta autodistruggendo. Poi viene in mente Fukushima, cioè queste situazioni irreversibili, perché lì siamo veramente in delle situazioni irreversibili, con la radioattività non si scherza. Ma tornando all'ingegner Patto, ecco, io prima ti avevo fatto questa domanda, cioè, ma
siamo in una situazione che possiamo farla retomarci e recuperare o siamo in una situazione di irreversibilità? Perché mi viene in mente, ad esempio, sotto la marca trevigiana ci sono le falde acquifere, ma anche oltre la marca trevigiana, che io ho avuto notizia che sono inquinate addirittura a 200-250 metri, a 300 metri, intorno a sostanze inquinate, cioè materiali pesanti, eccetera. Bisogna scavare ancora più fondo per trovare acqua incontaminata, che poi alla fine cioè, finisce insomma, l'acqua dopo un... Cioè, questo io non so se si riuscirà a ripristinare nuovamente l'acqua, come dire, pulita sotto terra così. Noi siamo testimoni ogni giorno, quotidianamente, del degrado ambientale, dello stato, del grave stato di compromissione ambientale, sia da un punto di vista microscopico, quindi della nostra esperienza quotidiana, ma abbiamo anche moltissime testimonianze scientifiche, modelli di previsioni che ci dicono che noi abbiamo un appuntamento che è nel 2030. L'MIT con il famoso report allora, no? Sui limiti della crescita, il rapporto sui limiti della crescita in Italia conosciuto come rapporto sui limiti dello sviluppo, aveva già stimato nel 1972 che c'era questo scenario da cui è molto fosco, no? Quindi noi abbiamo tutte le nostre risorse disponibili che stanno diminuendo, mentre c'è un aumento della domanda enorme. E questo ci sarà un imbuto previsto nel 2030 che sarà la nostra condanna se non riusciamo a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità. Noi sappiamo che, ad esempio, l'emissione dei gas serra porterà ad un aumento elevatissimo della temperatura, un grado, due gradi, forse anche addirittura superiore. Questo significa dei scenari catastrofici per noi. Quindi l'Europa sa che noi dobbiamo raggiungere questi obiettivi di sostenibilità, la riduzione dei gas serra, no? Della CO2 dell'atmosfera. Il problema è che la soluzione può essere di due tipi: o una deriva autoritaria, nel senso che a un certo punto sarà la consapevolezza che non si possono raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità e quindi sarà bisogno di qualcuno che imprime una svolta e la imprime in modo autoritario. Ecco, cioè bene o male bisogna... Bisogna assolutamente, perché lì dipende. Quindi ad esempio la Cina su questo aspetto qui potrebbe diventare un paese guida, cioè per lei dall'oggi al domani può cambiare tranquillamente la sua politica ambientale. Ma le democrazie occidentali sono troppo lente. Per questo l'Europa dice che dobbiamo adottare un modello decisionale molto più efficiente, molto più efficace per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità. E il modello è questo, cioè quello dei processi partecipativi. Questo rende il processo decisionale molto più veloce, molto più rapido, molto più efficace. E lo dice in tutte le cose. L'Europa ha proposto il patto dei sindaci, piano d'azione per l'energia sostenibile, per la riduzione dei gas serra. L'Europa propone attraverso la direttiva VIA questo tipo di modello di gestione delle acque. L'Europa propone la creazione di smart community, cioè la creazione di comunità intelligenti in cui cittadini, associazioni, comunità scientifica, piccole e medie imprese, che sono i soggetti più dinamici, partecipano e danno la, come dire, la prospettiva, quindi danno al processo decisionale questa dinamicità, ecco, diciamo così. L'Europa dice, questo è il modello partecipativo che dobbiamo perseguire per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità. Ma dobbiamo raggiungerli, perché se no ne va della nostra salvezza. Non sappiamo, se non raggiungiamo quegli obiettivi, non sappiamo cosa succede, anzi, tutti i modelli ci dicono che quello che c'è detto dopo 2030 saranno dei scenari foschissimi, ecco, siamo così. Quindi una prospettiva che li vediamo già, ecco, sono nate le bombe d'acqua,
Ecco, e praticamente le tocchiamo con mano, vediamo anche, in ogni caso in Europa avviene allagamenti o alluvioni enormi, poi vediamo, non so, in Australia siccità, e dopo sei mesi allagamenti enormi, lo vediamo dappertutto, anziché stiamo già toccando con mano qualcosa. Chi è che non può dire che ma il tempo ha cambiato? Sì. È proprio notizia di queste ultime ore che c'è un forte maltempo che sta interessando la Romania, l'est, l'est Europa. Ci sono già, sembra anche già dei morti, vedo prima. Infatti, maggio-settembre ci si attende nelle nostre latitudini, va bene, sì. Adesso si chiamano bombe d'acqua, vuol dire in tre giorni viene giù tanta acqua quanta ne veniva giù 30 anni fa in quattro mesi. Sì, o di un anno addirittura. O di un anno. Ne è venuta giù con, veramente tanto. E questo l'abbiamo peggiorato con cementificazioni. Eh sì, perché poi si impermeabilizza il territorio. Esatto, con disboscamenti, con... non so, anche l'aspetto dei fossati, secondo me, noi non ne parliamo mai, ma è come dire su un corpo, sì, stiamo parlando della vena aorta, delle vene principali, sì. Però in realtà un corpo sano ha anche i capillari. Esatto. Noi li abbiamo fossato, eliminati i capillari. Il fossato potrebbe essere un capillare. Il fossato è un capillare ed è... È bello questo concetto. Sì, il concetto è questo qua. Il capillare comunque andava in ogni caso, tratteneva l'acqua e rimpinguava le vene. Ecco, potremmo dire che nell'universo tutto si assomiglia, tutto è simile, tutto è equivalente. Cioè, quindi il sangue nel corpo umano, l'acqua del pianeta Terra, le vene, i fiumi, ecco, esatto. Giusto per dare un po'... E pertanto, giustamente, come dici tu, i fiumi, partiamo dai fiumi. Sì, partiamo sì. Dalle vene principali, vene, sì. Quelle che irrorano il cervello. Allora, se abbiamo cervello, dobbiamo iniziare con i contratti di fiume e noi lo stiamo facendo. Mettiamo noi cittadini, enti, comuni, e praticamente abbiamo iniziato un percorso anche un po' in ritardo, ma l'abbiamo iniziato. È per quello che tu dicevi, ma c'è speranza? Sì che c'è speranza. Ecco, se mai non si inizia... Ah certo, noi comunque è giusto dire questo, andiamo sempre avanti, e almeno domani possiamo dire noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Noi lo chiamiamo fiume in festa domani, ecco. Non è che chiamiamo, va bene, funerale del fiume, ecco. Diciamo... Ecco, sulle 23.09, dunque, un'altra domanda a Ingegner Patero. Alcuni giorni fa sono stato a Lido di Venezia per un servizio e si parla tra altre cose della tutela dei fondi marini con un noto personaggio, lui è il capitano Ferruccio Falconi, che anzi saluto se è sintonizzato con noi, una intervista che prossimamente andrà in onda con il programma Pianeta Oggi Reporter. Mi domandavo anche, no, la situazione dei fossati... E quindi poi il discorso contratto di fiume, processo contratto di fiume nelle isole, come potrebbe essere un solito di Venezia. Cosa ci può dire a tale proposito? Allora, cioè cambia rispetto alla terraferma, se sì come, oppure la cosa è equivalente? Ma adesso parliamo della metodologia allora, cioè il metodo partecipativo che noi abbiamo chiamato contratto di fiume. L'abbiamo voluto chiamare così perché nella tradizione si in Francia dai contratti di Rivière, però il senso di questa esperienza qui è che l'obiettivo è quello del miglioramento delle componenti ambientali, ma l'obiettivo è quello di condividere un metodo decisionale che può essere applicato in qualsiasi ambito, può essere un contratto, quindi una forma pattizia per il fiume, per il lago, per il canale, per la foce, per la falda, anche per un bosco, cioè si può, un contratto di bosco, nel senso che tutti i cittadini, le associazioni, la comunità scientifica e gli enti, le istituzioni, fanno sinergia per tutelare
un ambito ambientale. Quell'area lì. Quell'area lì, ecco, diciamo così, ecco, un bene comune che appartiene a tutto, che sia un fosso, che sia un fiume, che sia un bosco, che sia una montagna. Ecco, l'importante è attivare la comunità intera, dal basso, sì, no? E coinvolgere tutti nel attuare delle azioni per migliorare la condizione attuale, che è insoddisfacente chiaramente, perché ogni giorno noi abbiamo una manifestazione quotidiana del degrado ambientale. Quindi noi abbiamo proposto adesso questa forma, diciamo così, tradizionale, perché diciamo, secondo noi, la riqualificazione del territorio deve partire, la terapia, no? Parte dal corso d'acqua che rivitalizza, che dà linfa vitale al territorio. Però naturalmente ci possono essere altri strumenti di gestione condivisa del territorio, il contratto di falda, il contratto di bosco, il contratto di laguna, il contratto di palude. Ecco, tutte cose provenienti da una scuola molto interessante, cioè dall'università, ma voglio dire con un professore molto, molto noto che appunto lui abbracciava, quindi nelle scuole, voglio dire, è importante che si trasmettino queste informazioni, queste nozioni. Sì, ecco, ti ringrazio anche di questa domanda qui, perché vorrei sottolineare che è importante che la sinergia, molto importante, con la comunità scientifica. Ad esempio, l'Università di Padova, la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova, è uno dei promotori di un contratto di fiume del Piovego, ad esempio. Ecco. Ad esempio, io il 7 di maggio, ecco, terrò un seminario nel corso del professor Palmeri, che è uno dei miei maestri, ecco, il professor Luca Palmeri, della Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Industriale della Facoltà di Ingegneria di Padova. Il tema, ecco, di questo mio seminario sarà appunto tutela del territorio e il contratto di fiume, e loro sono promotori, assieme alle associazioni, ai comuni di Noventa Padovana, eccetera, di una proposta di contratto di fiume per il Piovego, che è il corso d'acqua che proprio attraversa la città di Padova davanti all'università. Quindi è molto importante. Ho sentito citare prima il professor Dal Paos, che è un altro mio maestro, che abbiamo anche intervistato, sì. Sì, molto sensibile ai problemi del territorio. È conoscitore della laguna. Conoscitore della laguna, dei corsi d'acqua, è l'erede, diciamo, di questa stirpe di ingegneri, ecco, che ha fatto la storia, il mito, ecco, no, del Veneto, di Venezia, eccetera. E, naturalmente io sono molto grato al professor Dal Paos, che mi considero un suo... un epigono, ecco, molto umilmente un epigono al professor Dal Paos, e ci vedremo anche prossimamente con il professor Dal Paos, che ha una visione un po' più, diciamo così, tradizionalista e un po' più autoritaria, però ci incontriamo sul tema del contatto di fiume. È importante naturalmente che tutti siano coinvolti, anche il professor Dal Paos, che è portatore, diciamo, lui considera più che partecipata, vorrebbe una gestione informata, però io dico sempre non è sufficiente. Ecco, quindi secondo me la gestione del territorio deve essere partecipata e condivisa, non solo informata. Ah, ho capito. Quindi possiamo dire che sul CDF c'è, cioè il contratto di fiume, c'è un punto d'incontro di tutti un po'. Sì. Quindi possiamo crearci un denominatore comune. È un hub in cui tutte quante queste esperienze vanno condivise e valorizzate. Siamo tutte delle isole, siamo tutte, anche il concetto viene citato, no? Come dire, questo concetto della smart community, no? Sempre citato, forse anche in maniera abusata, però smart community è la comunità intelligente, è la comunità intera in cui tutti i soggetti, quindi istituzionali e non, mettono in condivisione le conoscenze, i saperi, le esperienze, naturalmente per rendere proprio la comunità più efficiente, più intelligente, questo è. Quindi c'è la condivisione dei saperi, delle conoscenze, delle esperienze, con forti innovazioni in agenda digitale, quindi per rendere questo processo decisionale molto più efficace, molto più efficiente. Anche noi, ad esempio, abbiamo proposto proprio di gestire la comunità dei contratti di fiume anche con strumenti, con piattaforme digitali, in modo che tutti questi meccanismi, no? La consultazione e la call e l'informazione, sì, diventi, sarà difficile farlo, però
Noi abbiamo partecipato anche ad un bando di concorso europeo, proprio dando questa proposta innovativa, cioè quello di creare una piattaforma digitale in cui tutti questi soggetti, poi, queste isole, no? Che siamo i Comitati dei Allagati, che sono l'associazione storica, etnografica, che sono i pescatori, che sono gli agricoltori, eccetera. Sono tutte delle isole, però tutte queste isole possono esercitare una funzionalità sociale. Ecco, devono essere coordinate, diciamo così, queste funzionalità da un ente istituzionale. Ecco, quindi queste forme qui, il controllo del fiume, non è altro che un'altra declinazione di queste comunità intelligenti su cui l'Europa crede molto. L'Europa, ad esempio, ha l'EIP, lo European Innovation Partnership, no? Che è un ente europeo che proprio finanzia processi come questi qua, diciamo così, i patti dei sindaci, le smart community. Ecco, quindi l'Europa crede molto in questi processi qua. Ecco. Questo è un elemento molto importante, ecco, perché così, come dire, anche voi siete supportati, potremmo dire, da Bruxelles, no? L'Europa crede molto in noi, speriamo che anche l'Italia, questo è il problema. Molto spesso, ecco, processi come questi, lo dico anche con una nota di biasimo, ecco, però vedo che questi processi qua, ecco, non si è ancora compresa quanto siano importanti. Io mi trovo molto spesso... degli amministratori comunali che continuano a dialogare fra loro e dire: ma il mio interlocutore è il consorzio di bonifica, il mio interlocutore è, cioè l'interlocutore istituzionale, e invece non capisce quanto sia innovativo, quanta capacità innovativa possa essere trasmessa nel processo decisionale dalle comunità dal basso. Ecco, quindi noi dovremmo essere le piccole e medie imprese, la comunità scientifica, questi dovrebbero essere gli interlocutori principali, non solo, altrimenti diventa quella degli enti una comunità incestuosa, ecco, quindi genera, no? Genera delle idee che sono già malate, quindi sì. Aumentano le tare, è una comunità incestuosa. Ecco. Quindi, come dire, cerchiamo di istruire informando il cittadino, perché ad esempio, lo vediamo dalla televisione, adesso sconfino in un altro argomento, ma sempre per rafforzare un po' il tuo concetto, poi mi dici se sono andato fuori strada o meno. La televisione nazionale, il network, coloro che praticamente, non mi stanco mai di ripetere il tuo concetto, perché è la verità, cari signori, coloro che hanno fregato tutte le frequenze negli 80, l'UHF, dove si vedeva un emittente su più canali, ok? E poi da lì sono nate altre televisioni, ma sempre dello stesso proprietario, e hanno portato una programmazione atta ad abbassare praticamente il grado culturale della gente. Ecco, ora noi, andando con questo tipo di informazione qui, a qualcuno può anche dar fastidio se c'è stato questo, tra virgolette, progetto di trasmettere cavolate, trasmissioni superficiali, per abbassare il grado culturale delle persone. Noi che cerchiamo di invece istruire le persone per l'attenzione, in questo caso l'ambiente, può avere un certo contrasto a livello, diciamo, politico. Ecco, cosa vi senti? Una domanda che butto lì a tutte e due, naturalmente poi anche a Rosario Morena. Ecco, se tu vuoi intervenire, Rosario, quando vuoi, basta che... ci chiami. Ecco. Io farei l'esempio del riciclaggio in questo momento, plastica, tinte. Ecco, funziona se riesci ad avere i cittadini, innanzitutto, che capiscono e collaborano. Sì. Pertanto io farei lo stesso esempio, nel senso che partire dal basso vuol dire in realtà... come si faceva anche con lo studio, si partiva dal basso, si partiva dai bambini delle elementari, con tutto. E qui si applica in tutto, hai capito? Nel senso che se vuoi fare del buon riciclaggio, non è che basta l'inceneritore e allora tu hai riciclato tutto, o le cave da riempire di porcherie. No. Se vuoi fare un buon riciclaggio, devi partire dal basso e dire: guarda che non lo stai facendo per loro, lo stai facendo per te. E io direi che
noi stiamo applicando le stesse cose e abbiamo il discorso del contratto di fiume. Come diceva Alessandro, ci sono tante possibilità, possiamo prendere anche, ecco, il contratto di fiume per noi dà queste opportunità a tutti, al pescatore di poter migliorare, va bene, al contadino di avere acqua, ecco, perché domani il problema sarà anche, ci sarà l'acqua? Esattamente, allora sono tutti, bella domanda, secondo me è una partecipazione di tutti coloro che hanno, dico tra virgolette, interessi, ma non interessi quelli all'italiana, che in questi 40 anni hanno portato tutti più poveri, no, interesse che le cose vadano meglio, gli allagati, che non ci siano eccessi d'acqua, in modo che si trovino allagati, chi vuol fluire delle sponde dei fiumi, va bene, che possa attraversarli, percorrerli con biciclette, anche lì allora trovare, non so, la sponda chiusa, sì, e chi è di un privato, che può essere anche di un privato, ma in realtà allora per la manutenzione la paghiamo noi, per usufruire di quel tratto di fiume, chi va in kayak, chi, insomma. A mio avviso, l'esempio che sono partito del riciclare vuol dire partire dal basso e far capire che è una cosa che non è che conviene solo, è indispensabile, però già cominciando così si comincia a creare. Quindi è come un po' due famiglie che confinano assieme e che hanno il pozzo in società, cioè nel confine. Mi ricordo quando ero in Toscana, cioè anche i miei nonni avevano proprio il pozzo nel confine, che, e tutti avevano l'interesse di mantenerlo pulito. A parte poi magari, non so, i ragazzini che si divertivano a buttare dentro, ma però voglio dire, poi sta al genitore naturalmente di insegnare come si butta. Però voglio dire, ecco, c'era questa attenzione da ambo le famiglie, e quindi un po' possiamo vederla anche in questo caso delle sponde, no? Cioè, se c'è un privato, vabbè, del privato, però si collabora entrambi per tenere anche un passaggio, e naturalmente senza poi creare dei danni o sporcare quel passaggio. Non so se mi sono spiegato. Sì, io torno sulla domanda che avevi fatto, ecco qui rispondere Fabrizio. Diamo fastidio con questi processi? Sì, è una domanda a tutti praticamente, sì, anche a Treviso. Sì, diamo fastidio perché questo è un processo di cambiamento. Allora, in Italia, che è, a parte quest'ultima fiammata, potremmo dire, ecco, che sembra si manifesti, che dia almeno ho l'immagine, l'impressione di essere di grande cambiamento, ma l'Italia è sempre stata invece, ed è, secondo me, continua, soprattutto in Veneto, è una terra conservatrice, quindi in cui, diciamo, di codici che rimangono ammuffiti e di giovani che rimangono, diciamo così, dal punto di vista politico, a incautirsi, ecco, fino a 60 anni. Allora sì, diciamo che è il paese della conservazione d'Italia, e questo è un processo, questo qua dei contratti di fiume, di forte cambiamento. Sì. Ecco, quindi effettivamente diamo fastidio, ecco, in questo caso qui. Diamo fastidio perché mettiamo in discussione, sì, i poteri che si sono perpetuati, che sono inveterati. Ad esempio, noi stiamo collaborando attivamente con i consorzi di bonifica, però adesso vorrei anche, appunto, anticipare, ecco, uno studio che stiamo facendo, ecco, ma in Europa, in 28 paesi dell'Unione Europea, in quanti paesi i beni comuni, corsi d'acqua, fiume, sono gestiti da un ente privato? In quanti paesi? Perché il consorzio di bonifica, che gestisce il 90% dei nostri corsi d'acqua, è un ente privato, di diritto privato con finalità pubblica, però è un ente privato, in cui, no, chi decide sono i proprietari terrieri, no? Diciamo così, cioè è un, che vengono eletti su base democratica. Da 600 anni esistono i consorzi di bonifica, sono impostati, diciamo così, ecco, per successione dinastica, ecco. In quanti paesi dell'Unione Europea c'è un ente privato che gestisce un bene pubblico di questa importanza qua? Ecco, per adesso ne abbiamo trovato uno solo per l'Italia, ecco, non ce ne sono altri. Quindi noi, chiaramente, ma
al di là che l'ente sia privato o pubblico, chiaramente questo tipo di processo in qualche modo può considerarsi una minaccia, ecco, per l'autorità costituita, perché significa condividere la gestione del territorio, quando finora invece è sempre stato condotto in maniera autoritaria e dispotica, e potremmo dire anche in maniera settoriale. Quindi sì, sono processi di forte cambiamento, queste cose, questi processi, e quindi chiaramente sì, qualche volta veniamo considerati, diciamo così, dei sovversivi, ecco. Non, sì. Questa è questo è il nostro scopo, ecco, è di aiutare, di migliorare, nel senso sì. Che questo è, però anche di cambiare, sì. Perché se il degrado che siamo arrivati, ogni cosa, e come diceva Alessandro, possiamo applicarlo in tutto, E non è che noi facciamo un esempio solo, nel senso di dire, mi sembra che il degrado sia stato a 360 gradi, puoi dirmi qualsiasi argomento e vediamo se in Italia siamo riusciti a migliorare o peggiorare, tant'è che comunque dell'Europa avremo bisogno, perché anche i giovani, vediamo che come mio padre nel 49... Sì. Dovuto andare in Europa per trovare lavoro, va bene, mio nonno era già là, non da parte di mia madre, e così dovremmo fare, perciò in Europa comunque dovremmo starci, sì, e tanto meglio. Valutando comunque il nostro territorio. Cioè, ma appunto dire, per questo dico che... Per evitare questi spostamenti... Ma per questo, perché poi abbiamo le potenzialità, e per quello che dico, ecco. non è una convenienza... È una realtà, certo. Non è che dobbiamo andare perché... No, è una realtà. È un... Sì, sono le 22:27 quasi e stiamo andando verso un po' la conclusione. Abbiamo sparato. Dunque, dimmi Rosario, per sentire una voce dalla regia. No, dicevo, sono le 23, non le 22. Scusa se... Sì, bravissimo, le 23:27, perfetto. Ricordo, anzi, per chi si fosse sintonizzato, che sta ascoltando Science Web Network, questa emittente radiofonica e anche televisiva online, che rappresenta un po' le nuove tecnologie in collegamento anche con la testata giornalistica televisiva pianetaoggitv.net. Dunque, da dove poi stiamo andando in onda? Ecco, un'altra cosa ancora volevo chiederti, Alessandro, che mi è sfuggito. Io volevo invitare invece tutte le associazioni, tutti coloro che vogliono partecipare o attivarsi anche nel proprio territorio, perché è il fulcro di tutto, secondo me, il fiume. C'è il paesaggio, c'è l'ambiente, c'è l'inquinamento, c'è la rigenerazione. Pertanto io dico, chi adesso ha sentito questa nostra trasmissione e ha sentito questo contratto di fiume che sembra una cosa quasi fiscale, in realtà, sì, perché non troviamo un altro termine, ma così lo chiama anche l'Europa. Il processo, contratto, è un, no, sì, ma il contratto è un qualcosa di leale, nel senso che è noi italiani che il contratto, quando guardiamo, il matrimonio è un contratto, per dirti. E chi ci sente come associazioni, prova un attimo in internet a verificare cosa vuol dire contratto di fiume e se riesce anche a vedere il fiume nel proprio territorio, perché sicuramente c'è un fiume nel suo territorio. Quindi magari anche a delle associazioni che sono in ascolto, qualsiasi, perché invitarvi a parlare di questo, magari organizzare delle piccole conferenze, dei gruppi di lavoro, di informative o anche altre testate. A proposito, che rapporti avete con le altre televisioni o radio o gli altri media? Allora, come contratti... Come processi siamo arrivati qui in Veneto. Per parlare di queste cose, ecco, vi danno spazio, c'è il telegiornale, quella, non so, televisione locale che viene e vi chiede informazioni. Ieri c'era anche un articolo, il Gazzettino l'ha fatto, ci stanno seguendo tutti, perché in realtà, secondo me, anche bisogna capire, noi non stiamo mica andando contro alla politica 360 gradi, la politica deve esserci, deve esistere. Ecco, ma diciamo che
ci stanno osservando da molto tempo. Ci stanno, probabilmente hanno anche capito che comunque c'è una lealtà anche nostra, non è che stiamo facendo chissà che, ecco, non stiamo facendo i carbonari. Certo, no, no, assolutamente. Però tu adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, perché hai fatto un richiamo del passato. Tanto do il segnale orario, sono le 22.30, Sales Web Network. Dunque, Ingegner Pattero, al tempo della Serenissima, so che c'era in questa zona, in questo territorio, un'attenzione straordinaria nei confronti anche del piccolo fossato. Cioè, so che chi lo sporcava, anche semplicemente buttando dei rami secchi, cioè, prendeva delle, chiamiamole, multe, non so se poi multe o altre cose, o addirittura degli sporchi. Ecco, cioè, c'è una severità veramente elevata. Allora, una tua considerazione su questo, ieri, fossati ieri e oggi, Serenissima e oggi, per finire. Allora, adesso fare, sicuramente c'era una tensione maniacale alla gestione, alla manutenzione del territorio, però io sono anche... Scusa, hai sentito qua. Ad esempio c'erano i tre trego nella zona del Favarese che adesso non ci sono più, e quindi mi sa che c'è stato un peggioramento, ma prego. Sì, però è anche vero che forse questo mito, ecco, della Serenissima, della Repubblica Veneta, il mito di grandi idraulici illuminati, forse insomma è eccessivo, ecco, non è meritato, nel senso che anche i veneziani erano degli sperimentatori, e qualche volta anzi, hanno fatto degli esperimenti, infatti, facevano molti esperimenti, avevano un'ottica, no? La loro ottica, per l'importante era tutelare Venezia, e quindi tutti quanti gli interventi che facevano erano per tutelare la laguna di Venezia. Del resto non erano interessati, per cui direi che ad esempio quel famoso piano di diversione dei corsi d'acqua dalla laguna di Venezia, che serviva proprio a tutelare, quindi a deviare le foci dei corsi d'acqua che confluivano nella laguna, poi fu alla fine ultimato, ideato dal Sabadino nel 1300, no? Sì. Ci fu questo famoso dibattito molto forte tra il Sabadino da una parte e il Cornaro, dice il Cornaro, sì, dall'altra. Io ero subito dopo Marco Polo, nel 1300. Sì. E fu quindi pensato questo piano di diversione dei corsi d'acqua, l'estromissione dei corsi d'acqua dalla laguna per evitare l'interramento, però si ultimò, diciamo così, alla fine del XVII secolo, ma si produssero, si cagionarono delle catastrofi ambientali, quindi quello che dalla Venezia, ecco, diventava degli strumenti necessari per la tutela della laguna, per evitare che si interrisse, diciamo così, ecco, sì. Da un altro punto di vista invece fu una catastrofe ambientale, per esempio, per parlare di una, la diversione del Sile, del fiume Sile, produsse un allagamento della zozagna, diciamo così, 200 km quadrati di terra che fu anche fertile, problema, per quasi 200 anni. Ecco, quindi insomma, forse non è molto meditato questo mito, ecco, della diciamo così, di questa grande sapienza, ecco, idraulica dei veneziani. Comunque c'era, sì, sicuramente un'attenzione, ma che poi, insomma, vuol dire, quando ci sono anche degli interessi nella tutela dei corsi d'acqua, questo è il puntato di fiume serve proprio anche per portare, come dire, in superficie questi interessi, perché deve coincidere, cioè, l'interesse della persona deve coincidere con l'interesse nella tutela del territorio. Quindi serve a questo. Siamo agli ultimi minuti, vorrei concludere un attimo con Fabrizio con una domanda semplice, ma che però dice tante cose. Quanto è difficile condurre un comitato? Perché so che hai fatto un lavoro non indifferente. Che sia chiaro, io sono testimone
di quanti sabato e domenica lui ha sacrificato, che insieme a me è venuto a documentare tutta, e andremo anche domani tra altre cose, ma domani un po' più, come si può dire, un po' più in festa, ma le altre volte si andrà proprio con impegno, con attenzione, a documentare la rete, diciamo, idrica nel veneziano, soprattutto qui nella parte nord-est, per capirci, nella zona dell'aeroporto Marco Polo. Ecco. Quindi voglio dire, c'è un lavoro non da poco, insomma, ecco, che rapporto hai con i cittadini, che cosa dicono, che stai dando anche, penso, un esempio non da poco, insomma, ecco, diciamo, diamo il pane e il vino al vino. Allora, in realtà si parte da un credo interno, cioè perché lo fai, certo. Ecco, per cosa lo fai, e questo ti dà la forza di resistere nel sì. tempo. E ti sfidi, ecco, nel senso di dire, e questo parlo a tutte le associazioni e i comitati, ed è importante per questo far sinergia, perché creiamo quello che dice il contratto, cioè assieme ce la possiamo fare, perché se resti solo, se resti con pochi, non hai forza. Allora dico a tutti coloro che, innanzitutto bisogna credere agli altri, nel senso che tu lo fai per alimentare un qualcosa dentro di te e che andrà, lo fai per gli altri. Di spirito di altruismo. Esattamente, ma quegli altri comunque siamo noi altri, sì, sì. Vuol dire i tuoi figli, esatto. I tuoi nipoti. Allora è per questo che dico io sì, ci credo, e domani i fiumi in festa, perché se non iniziamo da noi stessi a dire faccio qualcosa, ecco, non faremo mai niente. Sì che io, se mi guardo dietro le spalle, ho 220 firme. 220 allagati sulla mia zona, sul mio comitato. È logico che poi non li hai quando vuoi 220, sempre da pronti. Ecco, ma in realtà ti sei preso un impegno tuo interno, va bene, lo porti avanti finché ce la fai, finché hai anche collaboratori, perché anzi ben vengano, difatti sì. Tu sei un collaboratore, perché bene o male stiamo lavorando assieme, l'ingegner Pataro è stato ed è e partecipa, e noi in questo caso con l'ingegnere, ma non solo con lui, avevamo anche la possibilità di dire cose giuste, non di chiedere anche, ma anche di le sapevamo, ecco. Io dico che, lo dico alle associazioni e ai comitati, assieme possiamo farcela, perché lo scopo è di migliorare. Certo, l'unione fa la forza. Ecco, in qualsiasi maniera, infatti io spero che anche in questi contratti di fiume entrino le scuole. Sì. E ci entreranno, li faremo entrare, perché c'è tutto, sì. Con la scuola, il bambino. Io mi ricordo, a una certa età noi si giocava nei fossi, c'era l'acqua, c'erano i pesciolini, c'erano le salamandre. Adesso vai cerca tu. Per quello che dico, dobbiamo comunque far sì. E poi è così, dobbiamo tornare indietro. Certo. Perché no, si dice, bisogna andare avanti. No, bisogna, le volte per andare avanti bisogna ritornare un po' indietro. Sì, per rivedere. Si è capito cosa intendo. Chiarissimo. Allora, in conclusione, perché manca pochissimi, ovviamente pochi minuti, dunque chiedo, ecco, l'ingegner Pato, se ci puoi ricordare le associazioni, le principali associazioni che domani saranno in festa con i fiumi, giusto per lasciare un po' di memoria ai nostri ascoltatori, telespettatori, che poi loro, mettendo questi nomi su Google, possono andare a vedere e documentarsi. E chiudiamo, a un minuto di tempo. Allora, diciamo così, ecco, abbiamo chiamato questa manifestazione Festa della Liberazione e Festa dei Fiumi. Voi trovate sul sito internet ideasostenibile.com/news.php trovate l'indicazione di tutte le iniziative, le principali, ecco, che verranno realizzate a Ceggia, a Lobadina di Spresiano, sul Piave, da Legambiente, Ampi, Open Canoe, Open Mind, poi c'è gli Amissi del Piovego a Padova, poi il ciclone che parte da Resana con bicicletta, c'è Pionca Dei,
Amico albero, amico albero, amico giardiniere, la salsola, terra viva, laguna, storia mestre, storia mestre, vivere la laguna, in realtà sono 50 le associazioni che hanno aderito al forum del Comitato del Fiume Mazzenico, ma ci sono tantissime associazioni nel territorio. Noi l'abbiamo anche chiamato Movimento per i Contatti di Fiumi del Veneto. Insomma, sono tante, è vastissima questa galassia delle associazioni e della comunità scientifica, ecco, perché qui dobbiamo considerare che questa componente non istituzionale mette in sinergia poi con gli enti, ma mette in sinergia i soggetti più dinamici che sono la comunità scientifica, le associazioni, i cittadini, le piccole e medie imprese, gli agricoltori e via dicendo. Esatto. Tantissime associazioni che ci sono, devono esserci e che domani appunto daranno vita a questa manifestazione qui. Noi domani cominceremo alle 10, penso io sarò in via del Ghebo con l'associazione Vivere la Laguna, la Sastra, l'Ambiente e il Comitato di Liberazione Nazionale dei Corsi d'Acqua e tanti altri. E poi c'è il Calicio che parte appunto dal centro di Mestre e va su e giù. Insomma, e noi siamo in reportage. Quindi, come dire, chiudiamo, andiamo a dormire, perché domani mattina dobbiamo alzarsi presto fare questo lavoro. mettiamola così. Io vorrei ringraziare una persona in particolare, prima di chiudere. Naturalmente Rosario Moreno, che è alla regia centrale. Grazie Rosario. Grazie a lui proprio si è potuto fare questa trasmissione. Una trasmissione completamente nuova, un esperimento che è riuscitissimo, possiamo adesso andare in ambito anche nazionale tramite appunto la rete, sia radiofonicamente che televisivamente, con la collaborazione appunto della mia poi televisione che entra oggi TV appunto dal Fabio Veneto, ecco perché siamo così vicini anche con questa cosa qui. Però chi volevo ringraziare un'altra persona è Gianluca Mancuso, perché proprio grazie a lui, conosciuto a Venezia circa due o tre anni fa, mi ha messo in contatto con Rosario Moreno. Da qui è nata questa sinergia straordinaria ed ecco i risultati. Quindi anche un ringraziamento. Voi non conoscete comunque l'artistico, ecco, di Sergio Web Network, che anche lui appunto conduce delle trasmissioni musicali molto 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 bravo. Grazie dunque anche a Gianluca Mancuso. Quindi io mi congedo da voi gentili ascoltatori e telespettatori, prima però ringrazio l'ingegnere Alessandro Pappero, vedi che commetto sempre quell'errore, non so perché da altri anni, Alessandro Pappero, che ci ha dato delle spiegazioni veramente importantissime, preziose, e naturalmente sarà con noi anche prossimamente. Grazie veramente di essere venuto qui nel nostro studio. Grazie a voi, ingegnere. E un ringraziamento altresì particolare qui a Fabrizio Zabeo, perché veramente abbiamo fatto in questi anni un lungo lavoro per il monitoraggio della rete idrica della nostra zona e ci ha portato sempre tutte le ultime informazioni, e quindi un lavoro diciamo così di servizio pubblico per la collettività, in una trasmissione di servizio anche, ecco. Grazie, e quindi vi aspetto ancora una volta qui con noi davanti anche alle telecamere. Adesso abbiamo il video, come avete visto, questo esperimento che è riuscitissimo. Sono le 23 ormai e 44, 23:43. Chiudiamo qui questa trasmissione speciale di Ecomondo 2000 Pianeta Oggi Report. Grazie per averci seguito, gentili signore e signori. Buonanotte. Thank you.